se con la parola headquarter in qualche modo noi eravamo abituati a vedere una città costruita sulle funzioni, quindi l'ufficio come luogo del lavoro, l'ospedale come luogo del rimedio della salute, il centro commerciale come luogo dello shopping, l'università per l'istruzione e poi i centri sportivi tendenzialmente per i luoghi della salute, ecco un po' l'intervento di Rosario ha aperto quello che noi diciamo una mitigazione, proprio una trasformazione verso un modello appunto ecosistemico che definiamo hub quarter, in cui lavoro, e a mio avviso lo ha spiegato molto bene, lavoro e salute in prima battuta, poi potrei dire anche apprendimento, educazione in qualche modo, sono la stessa cosa. Abbracciare il tema dell'hub, di avere una distribuzione trasversale, comporta a mio avviso il fatto che ci deve essere una tecnologia anche abilitante che permette di unire le varie aziende. Allora, in Zio for Life credo che l'adesione di più aziende a un'alleanza hub quarter che permetta ai vari dipendenti di spostarsi e di accedere ai vari servizi in prossimità, non solo casa, non solo ufficio, sia veramente la soluzione del momento. Quello che dobbiamo fare è però creare delle esperienze di integrazione delle aziende. La nostra prospettiva di vita è allungata e su questo tema, dal biohacking a tutto il tema del well-being, è un tema fondamentale per le energie delle persone. Ecco, noi entriamo in un mondo in cui l'energia non è soltanto l'energia climatica, ma l'energia proprio fisica e psicologica, e su questo tema credo che bisogna unire le forze unendo le capabilities che in Zio for Life ci sono. Uniamoci per creare dei luoghi ingaggianti, engaging places insieme, che unisce sia il tema della sostenibilità ambientale, ma la well-being e la felicità dei dipendenti. E l'invito ovviamente a unirsi all'alleanza che già è stata costituita di Upquarter, quindi ci si può iscrivere e si può creare, a mio avviso, una rete di aziende che mettono in condivisione spazi, persone e anche verticalità della mobilità, come dicevi, per creare un ecosistema, almeno a partire dall'Italia, in queste prime aziende che lavora per uno scopo della sostenibilità comune che Zio for Life promuove.